Signor Santoro, c'è stata una polemica relativa al mercato che è nata da un post dell'assessore Carlo Aurora. Andiamo a ricostruire insieme quanto è accaduto e ciò che l'ha portata ad intraprendere questa campagna, mirata sostanzialmente a richiedere le dimissioni dell'assessore Aurora. Assolutamente sì, ieri siamo stati colpiti da un post alquanto inaspettato da parte di un membro delle istituzioni dove chiedeva proprio così un azzeramento del mercato, ricordando allo stesso assessore che dal mercato ci sono quasi 300 famiglie che ci lavorano, ci vivono e quindi tengono in vita anche la nostra città. Il mercato è una forma storica di commercio, forse il primo commercio. Poi veniamo alle attività commerciali che a seguito tengono in vita la nostra città. Come mai l'assessore Laurora aveva proposto, o diciamo paventato nel suo post, di poter immaginare una Trani senza mercato? Quali sono le sue motivazioni? Forse ieri è stato bloccato nel traffico, allora preso dalla rabbia abbia scritto mi auguro abbia scritto questa stupidaggine. Il problema è che ha scritto una cosa molto più grave. Viviamo nell'epoca di Amazon e dei centri commerciali. Questa è una cosa che va principalmente ad attaccare tutto il comparto del commercio che oggi soffre proprio l'aggressività dell'online, degli e-commerce, di Amazon e di altre piattaforme e non solo dei centri commerciali che offrono più servizi rispetto al piccolo commerciante, perché sappiamo offrono dei parcheggi, offrono dei servizi come all'interno della struttura e sono sempre al coperto. C'è stata la risposta di Casambulanti, e quindi del mondo appunto dei rappresentanti di questo settore. Lei è un commerciante. Da commerciante, come ha preso le parole dell'assessore Laurora? Diciamo che in primis ho risposto da commerciante, non da figura politica, quindi sono stato colpito dal profondo, perché da commerciante mi sono sentito offeso, ma oltre me offendere tutto il comparto. Quindi la prima risposta che ho dovuto dare è stata quella, ma da domani i commercianti vengono a mangiare a casa sua? È stata molto schietta come risposta, ma era quello che mi sentivo da dirgli, perché è impensabile che di chiudere un mercato, al meglio io farei una proposta sul mercato. Ecco, andiamo a sentire la sua proposta. E nel 2020, esattamente, ricordo perché ieri l'ho letto, era il 13 settembre del 2020, protocollai all'attenzione del sindaco del comune di Trani una proposta, quella di realizzare un mercato, sì, mal coperto, un mercato comunque circoscritto, dove possa all'interno assumere tante figure, sia quelle alimentari che quelle di mercevari, quindi come i mercati settimanali, però offrire dei servizi sia ai cittadini stessi, quindi con un parcheggio auto, ma sia anche agli stessi ambulanti con un servizio igienico, sanitario e tutte le forme di rispetto che meritano oggi. Ecco, c'è un messaggio che vuole lanciare ai suoi colleghi commercianti e penso anche al sindaco e all'assessore Laurora. Allora, i colleghi commercianti, in primis, li rassicuro che nessuno toglierà il mercato, ci metterò la faccia in prima persona qualora servisse, ma inoltre chiedo al sindaco di prendere dei provvedimenti perché, è impensabile che una figura istituzionale come il ruolo di un assessore debba fare uno scivolone simile. Alquanto io voglio le scuse pubbliche, non nei miei confronti, ma nei confronti di tutto il comparto.